Abbiamo raggiunto per questa puntata una delle località più belle, più magiche della zona del Felettano, della zona del Prosecco, poi, che è quello che contraddistingue questa zona. E appunto stiamo per iniziare qui a Ca del Poggio, ristorante Ca del Poggio, una serata dedicata al pesce, ma anche al vino, chiaramente, che contraddistingue queste zone. E con me in questo momento c'è Karen, che ho coinvolto per la presentazione iniziale. Lei di solito si defila, ma questa volta l'ho voluta fortemente. Lei è già qui e quindi ti faccio fare il primo saluto prima di fare gli abbinamenti tra i piatti e il vino. Una serata specialissima dove il Prosecco e il nuovo Prosecco Rosé incontreranno il mare, come spesso si sente dire qui a Ca del Poggio, e siamo pronti per degustare questi fantastici abbinamenti proprio in uno scorcio fantastico dove le viti ci guarderanno e ci ascolteranno. Allora Karen, io e te insieme ci incamminiamo verso il primo buffet, i primi cicchetti, dove faremo i primi assaggi. Io e Karen abbiamo appena assaggiato il cicchetto proposto qui a Ca del Poggio. Si tratta di un sardone servito impanato fritto con una maionese leggera con maggiorana. E stiamo assaggiando due vini diversi a questo punto, ma io lascio la parola a te, che sei certamente molto più esperta di me. Eh sì, stiamo assaggiando le due versioni del Prosecco che sono proposte questa sera, una versione extra dry, come si può vedere quello che sta assaggiando Riccardo dell'azienda Duca di Dolle, e mentre nel mio calice c'è un ottimo rosé, quindi la nuova proposta che è uscita, diciamo, l'anno scorso, dove insieme alla glera c'è un pochettino anche di pino nero che dà il colore, dell'azienda Il Colle del 2020, e questi due vini sono entrambi nella proposta extra dry. Siamo qui con Sara Ceschin dell'azienda Il Colle e nel calice abbiamo uno splendido Prosecco DOC Rosé che adesso ci andrà a raccontare. Vi ringrazio. Allora, qui abbiamo un Prosecco DOC Rosé, e 90% uve glera, sono uve dei nostri vigneti della DOCG, quindi è un supero, il supero della DOCG lo utilizziamo come per il Prosecco DOC e l'uva glera che c'è all'interno di questo calice. E un 10% pino nero, sempre dei nostri vigneti, un prodotto molto fresco, è davvero delicato, con queste note rosa piacevolissime che si fa davvero bere. Uno splendido matrimonio tra il pino nero e il prosecco, e sarà uno splendido matrimonio anche per il risotto che stiamo per andare ad assaggiare. Sono stato insignito questa sera della carica di assaggiatore ufficiale culinario, perché giustamente io assaggio il cibo, ma Karen è qui apposta per spiegarci l'abbinamento ottimale con il vino. Allora ti do il microfono, Karen, e io intanto procedo con l'assaggio. Eccoci qua, è stata servita un rotolo di soglio, lacuna, asparagi bianchi, pomodoro giallo e patate arrostite, quindi tutti elementi molto delicati, anche se con una grande personalità, quindi abbiamo l'aromaticità dell'asparago, la delicatezza della sogliola e questo arricchimento del pomodorino. Abbiamo scelto l'abbinamento col Verdiso perché la sua freschezza riesce a togliere ogni sentore con molta molta delicatezza, lasciando ancora sentire il gusto dell'asparago, il gusto del pesce e del pomodorino, però alla fine il palato rimane perfettamente asciutto, in grado di passare a un ulteriore assaggio. Quindi qui il must è eleganza, delicatezza e ovviamente grande, grande piacevolezza. È uscito dal suo luogo naturale, il suo laboratorio, che in questo caso è la cucina. Marco Stocco è qui con noi. Marco, insieme a suo fratello Alberto, dirigono questo posto meraviglioso, Ca del Poggio, già da diverso tempo. Quanti anni sono, Marco? Che siamo aperti, sono 26 anni
e prima avevamo i genitori sempre al mare, quindi sono tanti anni. E possiamo dire una vita di cucina, una vita di passione. Allora Marco è venuto a trovarci anche per raccontarci, farci un po' il riassunto del menù che abbiamo degustato questa sera, questa serata dedicata appunto al pesce ma anche al vino qui del territorio. Marco, a te la parola. Io amo la Laguna Veneta, mi piace abbinare i nostri prodotti qua locali con, quindi al vino e tutto il resto. In questo periodo è un periodo azzeccatissimo per i prodotti lagunari. Abbiamo proposto il sardone fritto, l'otragan marinato in scapece, abbiamo fatto un risotto con il gambero rosso in crema e la sogliola ripiena di asparago bianco e una salsetta di pomodoro giallo. Per concludere abbiamo fatto una crostatina con le fragoline di bosco. Quindi viva la Laguna Veneta, viva i prodotti nostri veneti, viva le colline venete, viva il prosecco. Viva il nostro territorio, aggiungerei io Marco, viva Cadelpoggio e viva le passioni e le tradizioni che sono quelle che poi teniamo nel cuore. Grazie mille. Si è conclusa pochi istanti fa questa serata dedicata al pesce, dedicata al vino, in una location meravigliosa, l'abbiamo detto tante volte, perché siamo a Cadelpoggio e questo è il posto dove il prosecco incontra il mare. Chiaramente noi vi inviteremo a venire quassù, quindi seguite sempre Veneto Globe perché il territorio, come lo promuoviamo noi, è davvero frutto del sentimento e del cuore di casa nostra. State con noi perché ancora le sorprese non sono finite per quanto riguarda la mostra dei vini di Collina 2021 fino a domenica, quindi ce ne sono ancora delle belle.